L'era dei trasporti ferroviari inizia nel 1825 in Inghilterra, quando la motrice Locomotion di George Robert Stephenson muove il primo treno commerciale della storia. In Lombardia, l'interesse per i treni si accende pochi anni dopo, nel 1836, quando in Piazza Mercanti viene esposto un modellino di locomotiva che lascia i milanesi a bocca aperta. È il progetto della Ferdinandea, la linea destinata a collegare le due capitali del Regno Lombardo-Veneto, Milano e Venezia. I lavori della Ferdinandea, però, partono con grave ritardo, perché bresciani e bergamaschi litigano sulle fermate del tracciato. Così, il troncone Milano-Treviglio viene inaugurato solo nel 1842. È il nobile trentino Giovanni Putzer a ottenere da Ferdinando I d'Austria il privilegio per costruire una strada su rotaie di ferro tra Milano e Monza. Il 18 agosto 1840, tre carrozze trainate dalla locomotiva Lombardia lasciano Monza dirette a Milano Porta Nuova. Il convoglio percorre i 13 chilometri del tracciato in 19 minuti. La strada ferrata diventa il mezzo preferito per le scampagnate domenicali. Dopo l'unità, il treno è ormai un'esperienza di massa. Secondo Cavour, il ponte di Boffalora sul Ticino è il simbolo della nuova Italia. 10 maggio 1864, Vittorio Emanuele II inaugura la stazione centrale. Milano è il primo nodo ferroviario nazionale. Nel 1874, il belga Albert Vaucamp investe sulla linea Milano-Saronno, primo nucleo delle future Ferrovie Nord. Il progetto è firmato dall'ingegner Ambrogio Campiglio. Tre anni dopo nasce la società anonima delle ferrovie Milano-Saronno e Milano-Erba. Nel 1879, dalla stazione di Milano Nord, oggi Milano Cadorna, partono 21 treni al giorno. Il 1928 segna il tramonto dell'epoca del vapore. Il simbolico ponte di Malnate viene ricostruito per il transito dei treni Edison e le linee Milano-Saronno e Bovisa-Meda vengono elettrificate. Il processo, interrotto dalla Seconda Guerra Mondiale, è completato sull'intera rete nel 1956, ma nel 1957 il numero dei passeggeri inizia a calare. Sono gli anni del boom e al treno i lombardi preferiscono la corriera e l'auto e naturalmente la metropolitana. Nel 75 Regione Lombardia diventa azionista di maggioranza di Ferrovie Nord a Milano. Nel 1984 si torna a pensare in grande. Aprono i cantieri del Passante di Milano, un'opera attesa dagli anni 60 per decongestionare il traffico ferroviario che intasa le stazioni cittadine. L'opera, che unisce le linee provenienti dal nord-ovest con quelle provenienti da est e sud-est, passando sotto il centro urbano, viene completata nel 2008. Oggi 6 linee suburbane attraversano il passante ferroviario. Nelle ore di punta, un treno ogni 5 minuti serve le stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dapeo, Milano Porta Vittoria, Milano Forlanini e Milano Rogoredo. Il traffico ferroviario continua ad aumentare. Grandi investimenti vengono fatti su reti, stazioni e per l'acquisto di nuovi treni per migliorare il servizio per i pendolari. Nel 1999 le Ferrovie Nord realizzano il collegamento dal centro di Milano al nuovo aeroporto di Malpensa. Nel 2010, grazie all'apertura del passantino tra Milano Bovisa e Porta Garibaldi, lo scalo internazionale diventa raggiungibile anche dalla stazione di Milano Centrale. Dopo 9 anni di lavori, nel 2007 si conclude il quadruplicamento dei binari tra Cadorna e Bovisa, dove convergono le linee da e per Saronno, Como, Asso, Varese-Laveno, Novara e Malpensa. È un intervento mastodontico che permette il transito di oltre 500 treni al giorno. Intanto la rete continua ad ampliarsi e a ramificarsi. Tra gli interventi di maggiore impatto, il raddoppio di 14 km della linea Milano-Lecco, il quadruplicamento della Milano-Venezia nella tratta Lambrate-Treviglio, il raddoppio della linea Treviglio-Bergamo e della linea per Mortara tratta a San Cristoforo Albairate, il rifacimento del nodo Milano-Rogoredo, il quadruplicamento della linea Rogoredo-Tavazzano e la realizzazione della stazione di Roffiera, collegata alla linea ad alta velocità Milano-Torino. Interventi importanti, tanto per il traffico pendolare, quanto per rendere Milano snodo fondamentale dell'alta velocità. Intanto si infittiscono i rapporti tra gruppo FNM e Trenitalia. Nel 2011 l'unione delle esperienze delle strutture di Lenord con la divisione regionale Lombardia di Trenitalia segna la nascita di Trenord,
il più grande operatore regionale del trasporto pubblico locale su ferro in Italia. Oltre al trasporto regionale dell'intera Lombardia e del servizio suburbano di Milano, in Trenord confluiscono anche il servizio aeroportuale Malpensa Express, che dal 2016 si arricchisce del collegamento anche al Terminal 2 e una quota del 50% di Tilo, la società che gestisce il servizio transfrontaliero con il Canton Ticino. Sono anni di grandi eventi per la Lombardia, primo fra tutti Expo 2015, dove oltre 4 milioni di visitatori arrivano in treno. I viaggiatori crescono, il futuro è tracciato. Nel 2017, Regione Lombardia avvia l'acquisto di 214 treni. L'obiettivo è abbassare a 11 anni l'età media dei treni entro il 2025. Il 2019 è l'anno dei record di Trenord, oltre 820.000 passeggeri al giorno. La pandemia che colpisce il pianeta nel 2020 rallenta bruscamente la crescita dei passeggeri senza mai fermare Trenord, che anzi inizia senza sosta l'immissione dei nuovissimi convogli. Per i viaggiatori comincia una nuova storia sui moderni treni Caravaggio a due piani e Donizetti per la media percorrenza e gli ibridi con Leoni, che fanno risparmiare il 30% di carburante rispetto ai convogli della precedente generazione. Intanto, insieme a FNM e Ferrovie Nord, nasce il progetto del primo treno a idrogeno in Italia, destinato alla linea Brescia-Iseo-Edolo, linea che si snoda dalle pianure del Sebino fino alle pendici dell'Adamello, passando per il lago d'Iseo. La rete evolve ancora per collegare nord e sud di Milano, grazie ai nuovi binari realizzati da Ferrovie Nord. La suburbana S13 da Pavia raggiunge Garbagnate Milanese e nasce la S12 che collega Melegnano a Cormano Cusano Milanino. Con l'apertura della linea 4 della metropolitana di Milano si completa l'integrazione del sistema ferroviario lombardo con quello metropolitano. Ora possibile in 15 punti della città: Affori, Cadorna, Centrale, Dateo, Domodossola, Forlanini, Lambrate, Porta Garibaldi, Porta Genova, Porta Romana, Porta Venezia, Repubblica, Rogoredo, Romolo e San Cristoforo. Mentre si diffondono i biglietti e gli abbonamenti digitali, i treni tornano ad affollarsi anche nel fine settimana. Il tempo libero in treno è ancora più libero dal traffico, dall'inquinamento, dallo stress. 200 anni dopo quel primo treno a vapore, oggi la Ferrovia Lombarda è cardine della mobilità sostenibile, motore della transizione ecologica, acceleratore della qualità della vita delle persone e dello sviluppo delle comunità.